per celebrare la seconda edizione della Giornata Mondiale del Latte, denominata Latte in Movimento, e promuovere l'importanza di questo alimento quale bevanda ideale per chi pratica lo sport, si è tenuto un convegno a Poggio del Sole Resort. Tra i relatori abbiamo intervistato Michelangelo Giampietro, medico dello sport, docente della Scuola dello Sport CONI di Roma. Ma il latte, così come i derivati del latte, i formaggi nelle loro varie formulazioni, sono dei preziosissimi aiuti per l'alimentazione dell'uomo in qualunque fascia di età, dalla più giovane fin dalla nascita, ovviamente anche all'età più anziane. E in questo percorso di vita il latte ci accompagna anche per quando facciamo della pratica sportiva, non necessariamente ad alto livello, anche per chi la fa ad un livello più basso. È diciamo, un compagno ideale perché ci aiuta dal punto di vista del recupero dei liquidi che perdiamo con il sudore, quindi è una bevanda reidrata e reidrata molto meglio delle bevande specifiche per lo sport. Quindi sembra un paradosso, ma è questa la realtà. Quindi bere latte dopo l'attività fisica ci permette di recuperare più in fretta e meglio i liquidi che perdiamo con il sudore. Però è anche un alimento, quindi è ricco di nutrienti, carboidrati, proteine, grassi, minerali, il calcio e tutto questo fa sì che il latte o i formaggi possano darci un contributo assolutamente fondamentale anche nella fase di recupero per quanto riguarda la riparazione dei nostri muscoli dopo l'allenamento e la costruzione dei nostri muscoli. Quindi è un integratore, anche se in realtà sono gli integratori che imitano il latte e i formaggi, è un integratore. È perfetto, molto meglio rivolgersi a degli alimenti, delle bevande di uso comune come il latte e i formaggi sono, piuttosto che a prodotti particolari e specifici. Il latte e i formaggi non devono mai mancare sulla tavola dello sportivo, così come di tutta la popolazione generale, ovviamente come per tutte le cose, anche per tutti gli alimenti, anche per il latte e i formaggi, il buon senso ci deve guidare nelle quantità e nel momento opportuno per consumarli.